Allora, siamo in macchina con Ivan, Real 60.000, vediamo il messaggino, non fare l'ignorante, sal. Sal è il capo della Outtanks Garage, dopo vi parleremo anche dell'Outtanks Garage. Ui, che bel traverso che ha fatto. Qua ha lasciato indietro Maselli, mica da poco, lasciare indietro Maselli così in partenza, però poi ci siamo sentiti al telefono e Maselli spiegava a Ivan che era partito col motore troppo freddo, non poteva dargli giù, perciò si è fatto beffare in partenza. Perciò Ivan in questo momento dovrebbe essere primo. Questa è la gara, è una tappa del campionato svizzero fatta in Italia, a Castelletto. Quanto ho capito, nella mia ignoranza, le macchine ufficiali del campionato svizzero sono partiti 10 secondi prima e subito dietro sono partiti i piloti italiani. Se ho sbagliato qualcosa, scrivete, spiegatemelo. Qua Ivan vedo che comunque mantiene la sua posizione da leader degli italiani. Ha anche sulla sinistra c'è un messaggino della moglie. Forza amore. Bellissima questa curva. Niente, via, partiamo, descriviamo un po' il giro. Qua arrivi, giù qua si frena. Io freno poco prima del cassotto lì dove ci sono dentro i ragazzi del Castelletto. Rampino. Ah, ne ha già beccata una. Ah, ne ha già beccata una. Ok, in destra. Seconda. Qua si va in salita. Sempre seconda. Parzializzi la seconda. Bel traverso, terza, l'ovale, che è uscito bene, bravo Ivan. Qua bisogna sacrificare e stare tutto a sinistra, perché c'era subito la curva a destra, in salita qua, doppia curva, destra a destra, ok, tutto largo a destra e giù per il rettilineo 400 metri, credo, 400 qualcosa metri. E qua Ivan è ancora davanti, Maselli non è ancora riuscito a passarlo e c'è da dire anche che comunque lì a Castelletto non è facile superare. Constatato, chi gira 1.21 e tu sei dietro, giri 1.20, comunque non riesci a superare, per fatica. Comunque anche qua non sembra, ma qua è bello in salita, lassù. Alti e bassi questa pista, alti e bassi. Qua personalmente parlando, il collo in queste due curve di ovale, dell'ovale, io ne risento tanto dalla cervicale. E vi ha sparato ancora sul rettilineo. Più che altro che non riesco a vedere dagli specchietti quanto sono distanti gli altri dietro. Io credo che Maselli ce l'avrà attaccato al culo. Non riesco a capire. Sì, molto probabilmente avrà fatto anche una corsa conservativa.
anche perché dopo questa gara, da lì a una settimana, siamo tutti a Misano con le Legend. Io purtroppo ero malato. Ho lavorato malato, perciò non avrei corso comunque questa gara qua, Swiss and Italy. Destra, ha preso un altro svizzero, vediamo, si avvicina. A vedere come è uscito dalla curva, secondo me in fondo al rettilineo lo prende. Comunque, Ivan fa parte dell'Outtans Garage. Praticamente loro si occupano di restauro di muscle car, Mustang, penso anche Corvette, non lo so, adesso mi informerò con lui. E hanno formato un team con le Legend Cars. Ivan è uno dei loro piloti, il capo è Salvatore Cataldo, lo trovate anche su Facebook, Instagram, sui vari social. La sede è a Torino. Io quello che vedo, Ivan all'inizio del campionato sempre andato più forte di me, però comunque a punti e tutto siamo sempre stati lì a combattercela. E con i molti aiuti dell'Outtans Garage lui ha fatto dei grandi balzi avanti di miglioramento. Zero errori, eccolo qua, l'ha superato. Beh, qua manca poco, eh. Io ho tagliato parte del video, manca veramente poco, credo. Questo è un giro due. Comunque Ivan ha fatto tanti allenamenti, ma è migliorato veramente tanto. Io rispetto a lui ho guidato poco meno, ma poco meno, però non ho fatto tutti questi miglioramenti, sono rimasto sempre bene o male stabile sui miei livelli. Qua però così la butta fuori, eh. Mi sa che era un po' impiccatello. Infatti ce l'ho. Eccolo qua. Qua di chi è l'errore? Qua di chi è l'errore? Maselli è passato. Sono rimasti incastrati con i paraurti. Ok. Qua vediamo che riparte un po' incazzatino Ivan. Lasciato giù 10 euro di copertoni. Cavolo, a fine video mi piacerebbe, però boh, incidente di gara, cosa si può dire? Per me Ivan avrebbe dovuto stringersi un po', però tra il dire e il fare, cioè magari è anche chiuso, ma la macchina se va dritta, cioè poi freni, poi va dritta. E si sono toccati. Buono. Bandiera in giro, visto che la bandiera accesa.
Calco, adesso a vedere come erano in pista, mi sarebbe piaciuto partecipare. Gli avevo chiesto i giorni al lavoro, ma non me li hanno dati, purtroppo. Anche perché ormai Castelletto la conosco bene, comunque sarei rimasto lì a battagliare con loro. Bandiera a scacchi, gara finita. Cioè, ha buttato via il primo posto degli italiani all'ultimo giro, Ivan. P2 perché, no, P3 perché ho visto passare altre due macchine. Maselli sarà arrivato primo e l'altro penso Nicolò, non li ho riconosciuti. Peccato per Ivan che... Peccato. Allora, la passione per le auto, soprattutto quelle americane, ti ha portato qui. Loro sono gli unici in Italia ad avere sia un'officina meccanica che una carrozzeria per completare qualsiasi tipo di riparazioni, sia meccanica e sia di carrozzeria. Prima di tutto, affidare la propria auto d'epoca americana o europea a professionisti è un aspetto veramente importante. Octans Garage vanta un'esperienza pluriennale nel settore del restauro auto d'epoca americane. Per questo motivo loro sanno accogliere e restaurare al meglio la tua auto d'epoca. Adesso poi, come avete visto, c'è un team racing di Legend Cars, qualche mio amico ne fa parte. Io dovrò andare a fare una bella chiacchierata, capire un po' come funziona, a parte gli scherzi, i due amici che ho che sono in questo team vanno più forte. Perciò un grosso saluto a Alfredo, no, Salvatore Cataldo, è il proprietario dell'Hortense, che conosco bene. Abbiamo passato diversi weekend insieme e io per il weekend del Mugello, ahimè, poverino, l'ho chiamato Alfredo in tutto il tempo, in tutte le mie registrazioni, ho dovuto modificare tutte le mie registrazioni. Perdonami, Salva. Spero di essermi fatto perdonare. Ciao a tutti, al prossimo video.